Gli oceani del nostro pianeta nascondono ancora molti segreti. In questo video vi mostriamo le 15 scoperte più spaventose. Iscrivetevi al canale e guardate il video per conoscerle tutte. Numero 15. Tempio del Destino. Questo tempio messicano ha un nome agghiacciante e un aspetto ancora più inquietante. Si estende in una lunga serie di nicchie sottomarine e cunicoli che ricordano un labirinto. L'unico modo per entrare nel tempio è tuffarsi nell'apertura visibile dalla terraferma. L'assenza di luce naturale nei corridoi sottomarini può causare confusione e disorientamento nei turisti, due sensazioni molto pericolose quando si affrontano delle immersioni. Numero 14. Scheletri di Ropkund. Nel 1942, centinaia di scheletri sono stati rinvenuti sul fondo del lago Ropkund, una distesa ghiacciata lungo la catena dell'Himalaya. Lo scioglimento progressivo dei ghiacciai ha lasciato emergere gli scheletri durante un periodo storico particolarmente buio. Gli americani hanno ipotizzato persino che le vittime fossero dei soldati giapponesi periti durante un tentativo di invasione. L'analisi del DNA ha rivelato che i resti appartenevano a due gruppi diversi di persone decedute in momenti differenti. Numero 13. Atlante dell'Oceano. Se avete intenzione di immergervi nelle acque al largo di New Providence, nei pressi delle Bahamas, preparatevi ad ammirare la scultura gigantesca che detiene il titolo di opera d'arte subacquea più grande del mondo. L'installazione è opera dell'artista Jason Decaires Taylor e raffigura una persona che sostiene il peso dell'oceano sulle sue spalle. Le sue sembianze ricordano quelle di Atlante, la divinità greca che sorregge il mondo. Per questo motivo la statua è stata rinominata Ocean Atlas, Atlante dell'Oceano. I materiali utilizzati hanno un pH neutro e sono rispettosi dell'ambiente marino. Presto la statua, 60 tonnellate per 5,5 metri di altezza, diventerà una culla per i pesci che abitano l'oceano. Numero 12. Musa Museum. Il Musa Museum si trova a Cancun ed è la seconda installazione artistica progettata da Jason Decaires Taylor. Questo tipo di sculture ecosostenibili è un ottimo compromesso tra il desiderio artistico umano e la necessità di proteggere l'ambiente marino. Nel giro di qualche decennio le statue saranno completamente ricoperte di alghe e vegetazione e fungeranno da casa per numerose specie di pesci. Le sculture sono molto diverse tra loro. Alcune hanno uno stile simpatico, altre un aspetto inquietante, altre ancora si prestano alla libera interpretazione. Numero 11. Rovine. Gli oceanografi del National Institute of Ocean Technology di Chennai hanno fatto una scoperta molto interessante nel dicembre del 2000 a 30 km dalla costa di Gujarat, nel golfo di Cambay. La squadra stava misurando il livello dell'inquinamento marino e ha ricavato delle immagini sonar dal fondale oceanico per determinare lo stato dell'ecosistema. Analizzandole, gli oceanografi hanno scoperto di aver fotografato inconsapevolmente le rovine di un'enorme città antica, affondata a una profondità di 40 metri sotto la superficie del mare. Le rovine si estendevano per 9 km lungo le rive del letto di un fiume ormai scomparso e risalirebbero a circa 9500 anni fa, ovvero all'ultima era glaciale. Numero 10. Struttura di pietra. Una misteriosa struttura circolare è stata scoperta sotto il mare di Galilea, in Israele, a circa 9 metri di profondità. Gli scienziati l'hanno avvistata per caso nel 2003 mentre utilizzavano la tecnologia sonar per sondare il fondale. La struttura è costituita da rocce basaltiche disposte a forma di cono. La base misura 70 metri di diametro, l'altezza si attesta sui 10 metri. È due volte più grande dell'antico cerchio di pietre di Stonehenge, in Inghilterra. Alcuni sostengono che sia stata edificata da una popolazione ormai estinta ma ben organizzata, sebbene non esistano indizi per tracciare gli effettivi responsabili. Numero 9. Lago. Può essere strano pensare che a volte i corsi d'acqua si intersecano tra loro. Questo strano fenomeno si verifica quando la densità dell'acqua cambia a causa delle differenze di temperatura e salinità. Sul fondo del Golfo del Messico esiste un lago assassino che fa strage di tutti gli animali che provano ad attraversarlo. Il lago si trova a una profondità di circa 1000 metri dalla superficie, ha un diametro di 30 metri e una profondità di 3,6. Sulle sue sponde è possibile avvistare i resti degli animali deceduti a causa della salinità alta e della concentrazione eccessiva di sostanze tossiche. Numero 8. Rama Setu. Per questa strana scoperta dobbiamo ringraziare un satellite della NASA che ha scattato una foto sull'Oceano Indiano che ritrae una catena di rilievi sotterranei tra lo Sri Lanka e l'India.
I ricercatori hanno stimato che le rocce formano un ponte lungo circa 48 chilometri. L'elemento più importante di questa scoperta è una menzione in un antico poema indù che parla proprio di un ponte magico nell'oceano indiano. Secondo le leggende, il dio Rama lo avrebbe costruito per collegare i due paesi prima che sprofondassero a causa dei cambiamenti climatici. I ricercatori sostengono che le rocce abbiano 7.000 anni, ma il banco di sabbia su cui posano ne ha appena 4.000. La portata del ponte sembra indicare un intervento casuale della natura. Numero 7. Sottomarino scomparso. L'USS Grunion era un sottomarino che scomparve solo un mese dopo essere partito per la sua prima missione di guerra nel 1942. Secondo la Marina statunitense, il sottomarino attaccò con successo un cacciatorpediniere, tre navi da guerra e numerose imbarcazioni nemiche durante il suo primo mese di vita, ma poi sparì improvvisamente nel nulla insieme ai 69 membri dell'equipaggio. I figli del comandante del Grunion hanno passato anni a raccogliere dati sulla scomparsa del sottomarino e dei soldati a bordo. Nel 2002 hanno intuito la possibile posizione del relitto e inviato una squadra di ricerca a perlustrare la costa delle isole Aleutine. I soccorsi hanno individuato il Grunion nel 2007. Nessuno sa per quale motivo sia affondato. Numero 6. Squalo contro squalo. Le scoperte precedenti non sono neanche lontanamente spaventose quanto uno squalo, quindi figuriamoci due. L'appassionato di immersioni Adam Malski incontra spesso degli squali bianchi durante le sue avventure sottomarine. In una di queste ha potuto ammirare diversi esemplari della sicurezza di una gabbia immersa a 20 metri di profondità. Secondo Malski, gli squali sono più curiosi che aggressivi, ma non per questo vanno presi sotto gamba. Mentre la gabbia veniva ritirata verso la superficie, il sub ha visto con i suoi occhi tutta la pericolosità dei predatori più temuti del mare. Un grande squalo bianco di circa 4,8 metri, di nome Gilbert, si è lanciato all'improvviso contro un altro maschio che considerava un rivale. Numero 5. Polpi. Le profondità dei fondali marini ospitano delle specie animali terrificanti, seppure meno pericolose nei confronti degli esseri umani. Secondo gli scienziati che hanno scoperto quest'area nascosta, questo è il sito più popoloso di polpi di mare profondo. Al largo delle coste della California sono stati osservati circa 1.000 esemplari in fase di riproduzione. Quando non sono intenti a cercare un compagno, questi animali si comportano come tutte le altre creature viventi. In questa immagine potete vedere la carcassa di una balena deceduta che viene spolpata dai predatori dei fondali marini. Le macchie marroni sulle ossa sembrano alghe, ma in realtà sono vermi mangiaossa. Numero 4. La creatura più lunga. Gli scienziati sono finalmente riusciti a scoprire qual è la creatura marina più lunga del mondo. È stata avvistata nelle profondità dell'oceano e, come tanti animali abissali, ha un aspetto molto strano. È luminoso, non ha una testa o una coda distintiva, ma può raggiungere i 45,7 metri di lunghezza, una misura che supera persino i 30 metri della balenottera azzurra. È un sifonoforo ed è stato scoperto per la prima volta sulla costa occidentale dell'Australia. È legato biologicamente alle meduse e ai coralli. Si tratta in realtà di una colonia di organismi individuali, ammassi di cellule che si clonano ripetutamente per produrre un cordone allungato. Numero 3. Cimitero delle tartarughe. Nelle acque di Sabah, Malesia, sotto l'isola del Borneo, è possibile ammirare una barriera corallina che si oscura gradualmente con l'aumentare della profondità. È l'ingresso di una rete di grotte sottomarine in cui si nasconde un mistero inspiegabile. A 18 metri dalla superficie del mare e 61 metri dal cuore dell'isola giacciono decine di fossili di tartarughe. Tra i resti degli esemplari adulti emergono anche le spoglie di numerosi cuccioli morti prima di uscire dalle uova. Gli scienziati non sanno spiegarsi l'esistenza di questo cimitero naturale. Le tartarughe infatti non si riuniscono per morire e possono nuotare sott'acqua per diverse ore senza ossigeno. Inoltre, le femmine depongono le uova sulla spiaggia e non nelle grotte sottomarine. Numero 2. Cimitero subacqueo. Questo cimitero, invece, mescola sapientemente la vita con la morte. Il Neptune Memorial Reef, un luogo di sepoltura sottomarino, si trova al largo della costa della Florida e consiste in una barriera artificiale realizzata dalla Neptune Society, una famosa ditta americana di servizi di cremazione in attività fin dal 1973. La barriera sorge a 12 metri dalla superficie del mare, a poco più di 5 km da Key Biscayne. Si estende per 56.000 metri quadrati e fornisce un luogo di riposo eterno per chi desidera trascorrere la vita ultraterrena tra i pesci.
I resti dei defunti vengono cremati e mescolati con un cemento ecosostenibile che viene poggiato sulla barriera. Numero 1. Shock or luck. Immaginate di nuotare sott'acqua con una torcia che emette una luce fioca. Nella penombra vi sembra di intravedere uno strano oggetto in avvicinamento e quando la torcia riprende a funzionare vi ritrovate faccia a faccia con uno squalo. Dopo il terrore iniziale però vi rendete conto che si tratta soltanto di una statua. Che cosa fate a quel punto? Rimanete ammirati dalla scultura o partite alla ricerca dell'artista per prenderlo a schiaffi? Alcuni sommozzatori hanno trovato la statua nel lago di Neuchâtel, in Svizzera. Secondo Diane Doniol Valcroze, lo squalo è stato realizzato nel 2007 per il cortometraggio Shock or Luck, letteralmente paura al lago. Quale di queste scoperte vi ha spaventato di più? Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.